sono andati molto bene. Abbiamo avuto prima una plenaria dove abbiamo descritto lo stato dell'arte, più o meno della conoscenza delle regioni sull'implementazione della nuova politica agraria relativamente all'ACIS, e poi abbiamo diviso i partecipanti in due gruppi. Uno dedicato al back office e un altro dedicato ai servizi di assistenza all'innovazione. In particolare io ho fatto parte del gruppo dedicato al back office, che è un intervento nuovo, l'SRH06, e abbiamo condiviso con le regioni prima di tutto un momento di smarrimento, perché essendo un intervento nuovo è tutto da implementare, progettare, pianificare, ed è stato molto bello vedere lo sforzo comune per creare una base comune di intervento che poi la ricchezza del back office, in quanto il back office dovrà servire ai consulenti dell'oggi, ma soprattutto del domani, ad essere più forti, più preparati, più aggiornati per affrontare le sfide enormi che aspettano l'agricoltura. Quindi c'è un completo accordo fra le regioni italiane di creare uno strumento condiviso, con una conoscenza condivisa e con flussi forti e continui di informazione in tutto il territorio italiano.